Giorno si parla della disabilità dando informazioni che non rispecchiano la vita di una persona disabile e quindi se ne parla poco e male. Ma nella società di oggi è vista come un difetto da mascherare, non deve essere considerata solo un handicap, perché i diversamente abili hanno tantissime capacità che magari molti non hanno e tante volte vengono considerati più sensibili. È importante non farli sentire diversi ed essere trattati come tutti gli altri. Non è facile convivere con una disabilità, non lo è per nulla, sia per la persona che ne è portatrice e sia per coloro che vi sono intorno. Non solo deve confrontarsi con i propri limiti, ma anche con coloro che hanno dubbi sulle proprie potenzialità e capacità. È difficile per chi vive con un disabile accettare la sofferenza e le difficoltà che essa comporta. Bisogna cercare di farlo sentire al proprio agio, rispettando il suo stato e senza provare compassione. Parlo proprio di questo tema perché lo vivo in prima persona, avendo mio fratello Giuseppe affetto di paresi spastica dalla nascita. Oggi ho 21 anni e frequento la facoltà di discipline delle arti visive, musica e spettacolo all'università. E con questo voglio far capire che la disabilità non è un limite o un ostacolo per realizzarsi se si ha il sostegno della famiglia. Ha dovuto superare tante difficoltà, ha fatto sacrifici per raggiungere tanti piccoli traguardi. Ha dovuto rinunciare a varie cose a causa della sua limitazione motoria, subendo molte discriminazioni e spesso è stato trattato come un diverso. Oggi ho tanti amici che mi vogliono bene, mi trattano come uno di loro e mi apprezzano anche grazie alla mia sensibilità. Le mie grandi passioni sono il calcio e il canto e da piccolo sognavo di fare il calciatore. Infatti i miei genitori mi raccontano che invece di guardare cartoni animati come tutti gli altri bambini preferivo vedere le partite di calcio. Oggi, nonostante tutto,